涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video patch, come c'è Dario? Ciao ragazzi! E siamo ancora qui per parlare della grandissima, incompetente e volevo dire bravura nelle patch di Senseiya, che come al solito mancano tutto quello che doveva esserci scritto, ma vabbè ragazzi, siamo abituati. Comunque, passiamo un attimo, anzi andiamo un attimo con ordine, se il mio promo decide di funzionare, c'è la solita promo... Partirà dal 14 e a questo punto finalmente arriva l'ufficialità che però si sono dimenticati di scrivere. Perché se vado a prendere la patch, se il mio Chrome oggi collabora... Ah, a proposito, prima di parlare di quello, giusto per farvi capire che per una volta posso dire che avevo ragione io. Thanatos RC? Non sappiamo quando arriverà, ve lo dico io, arriva ad agosto, non prima. Ma ve l'avevo detto che sarebbe uscito dopo 6 mesi. Dubitavo troppo del fatto che lo mettessero qua. Atex non aveva senso per quanto sono money grabber. Comunque, questa è la patch. Qualcuno legge partite in Sacred? No. Però se apro il gioco e vado qui, eccola qui. Io mi sono rotto le palle di questi quanto sono imbecilli. Io mi chiedo, ma chi cazzo ve lo fa? Boh, vabbè. Comunque, partita in Sacred, quindi sabato esce il video su di lei, probabilmente la proveremo in live venerdì, dipende da come sono messo, perché sto seguendo una concorso che non mi permette di essere libero prima delle 21 qualcosa, quindi vi faccio sapere. Però, lei in Sacred vuol dire che settimana prossima esce, e fin qua, Pacific, quindi 14 e tutto quanto. Ora, Darione... I problemi su di lei, soprattutto per i free to play, sono molteplici. Banalmente, non sapendo cosa fa per te, anche se per qualcosa ti ricordi, il fatto che esca un ex ora e un SS fra 2 mesi, con in mezzo solo Kaiser, cosa ti fa dire? Non è detto che sia... È vero, ci dovrebbe essere un altro prima, è vero, prima dell'SS. Ma perché cosa ti fa dire? A sto punto ormai se Kaiser e PG di giugno del China non faranno un SS a luglio con l'anniversario loro ad agosto. Quindi quest'anno non ci sarà l'ex di tarda primavera, per fortuna. Cioè, è lei. Partita. Sì, è lei. E quindi... Boh, a parte che un free to play non dovrebbe più essere su sto gioco, però se ce ne fossero ancora il solito discorso, gli ex e gli SS non si recuperano, quindi o ve la fate adesso o non ve la fate mai più. Posso dire una cosa cattiva? Secondo me tra un po' saremo al punto di non è che non si recupera, non sa farlo. Dipende, perché tanto in realtà escono molti personaggi, ma sono sempre 6 quelli che si giocano. Per quello dico. Possono skipparsi un po' di personaggi. Alla fine era davanti, si è rivelato un personaggio che non ha inciso niente sul meta, però adesso vediamo che è in pool, ma a Smita pure, nonostante abbiano tentato in tutti i modi di portarlo in meta, non viene giocato. Lei non lo so, lo vedremo. Probabilmente vi conviene provarla a Sacred e aspettare quantomeno come test a sto punto la Jamir. Se la vediamo facile. Portata in Jamir, qualche speranza che anche in Sacred abbia da dire qualcosa c'è. Banalmente, questi due che io ho appena citato erano usciti anche loro durante la Jamir, nessuno dei due è stato portato da nessuno. Durante la gemiera di inizio. Ora sarà importante vedere se viene giocato Rodamante, perché col buff che ha avuto ha preso più vita. Però vabbè, dopo 2 mesi ormai è tardi. Sì, vabbè, assolutamente. Se lei viene giocata già la prima sera di Jamir, qualche speranza che abbia un futuro c'è. Se viene scartata, è vero che è un personaggio non semplice.
ha delle meccaniche un po' complicate, però se cioè, alla fine chi giocherà Jamir sono quelli che dedicano più ore a questo gioco rimasti. Se neanche loro se la sentono di valutarla degna di essere portata, vuol dire che l'impatto che ha nel gioco probabilmente non è sufficiente a garantirle, a meritare le vostre risorse. Per Quindi il resto vediamo. aspettate settimana prossima, provatela in Sacred, ma tanto sa che con le statistiche messe a caso vuol dire tutto, vuol dire niente. Date un'occhiata alla Jamir, guardate se nei 3 giorni viene portata e fatevi un'idea da lì. Poi appunto il discorso è non potete recuperarla, quindi se non avete le risorse non le avete e basta, cioè, c'è poco da dire. Infatti, vabbè, di lei parliamo adesso. In un video che esce venerdì vi facciamo vedere le skill, quando che sono arrivate, tradotte e tutto. E poi sabato vediamo il video su di lei proprio. Per quanto riguarda questa patch, il banner è un insulto, tutto Vabbè, il banner, sinceramente. ritorno di Asmita, c'è Araya che non si sa perché lo infilano di tanto in tanto. Così, Personaggio che proprio. probabilmente non serve neanche più a chi inizia, perché comunque i personaggi nuovi sono sufficientemente forti da fare anche quei contenuti dove Araya brillava ai tempi, ma perché era un altro gioco con altre statistiche. La skin è tornata quella di Saga per chi non l'aveva presa. Cos'è questo Land Rover? Aspetta, lui è Saga Sulpice. Il È la 2, skin. il punto 2 perché viene costato evento invece la skin. Penso di sì. Penso che questa sia la skin Waterland Rover e dovrebbe essere questa. Wasteland, terre devastate. Sì, è tutto E strano, è tipo non fantastico. ho lo streaming oggi, non me l'hai messo, sono Non te l'ho cieco. messo, scusa, dai. Per ricapire quanta voce. Cioè, io dovrei mangiare a quest'ora, maledetti che aprono il server dopo 10 anni. Mamma mia. Comunque, ragazzi, sto fatto che mettono. È la Peppa. Stavo per arrivare qui. Comunque, il fatto che fanno una patch ogni 2 settimane e ogni volta che c'è la patch la manutenzione duri una roba indecente e fa veramente ridere i polli. Comunque, questa è la seconda. Cambia schermata, che questa rischiamo di essere poi penalizzati. Credo sia Yuzuriya però, sai? Ma vai È giù Yuzuriya, questa. no, è Yuzuriya. Ma l'altro giusuria. Sì, è Ah, Yuzuriya, skin di quindi Yuzuriya. l'usuria con la skin che fa Pandan con Jun, con l'altra skin Sì. di Jun. Ah, figo. Jun, Sirio, Saga e Yuzuriya, a quanto pare la loro ottica. L'unica cosa, vabbè, qua è da fare le missioni, Ma semplicemente già è vero, ma che giocare. stupido. Non poteva essere la skin di Jun, ce l'ha già È vero. In l'ombrellina e più le ho appena vestine fatto azzurre. caso che sulle mutande c'è scritto Yuzuriya. Vabbè, niente, chi sta creando questo gioco ha dei seri problemi. Torna l'evento più scam del gioco, torna la gacha e la flower, sì, è la flower, quindi mi raccomando, solita regola per chi ha diamanti da buttare, fate i soliti 300, vi fermate e fate un po' di livelli di fiori. Anche perché l'unica cosa in realtà, questa gacha per chi ha pochi diamanti non fatela, aspettate la prossima, perché qual è il problema? Partita non ha attualmente i fiori del suo tempio all'interno. È vero che potrebbero aver fatto l'ennesima volta un casino e adesso in realtà ci sono, ma lo vado a testare subito per voi, tanto se in questi tiri escono i fiori del tempio nuovo, devo andare a vedere se c'è o è nascosto. Vediamo un pochetto, perché sicuramente è stato inserito adesso il tempio, quindi la probabilità che in realtà ci siano i Ma fiori lei in anche un nel suo tempio da sola? Porca è con Yato, perché l'abbiamo portato apposta a Yato in video. miseria. È per quello che secondo me è la cosa che rende Da ingiocabile il PG sola da free to perché lui play. non ha stelle. Vabbè, lui ne darà le solite, le 5 stelle solite, lei pure. Il problema è che Yato viene dato, doveva essere dato adesso, io non lo vedo, non so dove sia. È in No, non so qualche che stanno evento, o facendo. forse sarà settimana prossima. Uno dei due, vedremo un po'. È strana la situazione, raga, veramente strana per tutti, anche Vabbè, questo è perché l'evento del gemelli. nelle patch non scrivono più quello che mettono, non sanno manco loro quello che fanno, ormai è veramente lo sbando Guarda se totale. non è magari Perché non una c'è. cassa qua dentro.
No, qui non c'è. Adesso andiamo a vedere nell'evento dove di solito mettevano No, ma in Tenma. quello dello scambio a tempo limitato non è che ci hanno ficcato la cassa con le sue shard? No, No. volume di canon. No, questi qua Cosmo. sono... Cosmo. No. No, non è qua dentro. Vediamo Quantomeno se non è non a c'è ancora qui. pool. Non c'è ancora l'evento del minigioco, quindi probabilmente Festa del settimana prossima. No, castello, non credo. no, è quello che avevo appena aperto. Di solito è qui sotto quello del santuario, è qui, a fianco al mio Icky. Ok. Al momento non c'è, di conseguenza Lo mi mettono aspetto di vedere la settimana settimana prossima. prossima, sì. Andiamo a vedere Ma per vai a caso il vedere fatto il del tempio. tempio. Sì, questa è la cosa penso più Il importante tempio di forse c'è già. tutte. Dovrebbe, perché eccolo qui. E vedete, Al c'è solo momento. lei. Al momento sì, perché Yato non è ancora codificato, è nel data mining come ve l'abbiamo fatto vedere. Io pensavo uscisse oggi, ma non so se per Prova a fare problemi, non so addestramento per rapido, cosa. perché dei fiori li dovresti avere. Ah No, no. non possiedi fiori, quindi non sono, per una volta il bug migliore che facevano di solito su queste cose non l'hanno fatto. Ovviamente Mamma non è un mia, bene. questo è grave però Sì, perché... è devastante, cioè il No, personaggio è no, no. ingiocabile. Ve lo dico, qui Luigi è ingiocabile per molti. Il discorso di prima, lei è totalmente senza tempio, Sì, è perché un disastro. senza Quindi. fiori, senza altri personaggi, le Fate sostanze che così, servono mi raccomando, tenete tenete da parte, tutto. prendete tutto quel giorno, però... Altro consiglio che vi do, l'applicazione di GT Arcade, andate a prendere i fiori, questi flower bag, riscattateli tutti. E teneteli fermi, però. C'è solo una cosa però da dire adesso, va bene, sulla longevità del gioco non bisognerebbe far troppo conto, però potrebbe fare la fine però di Alba Un Fica. Eros. No, lei è un Eros 2.0, cioè No, no, che io ha sto troppi problemi. pensando che lei però da un certo punto di vista assomiglia ad Alba Fica, perché Alba Fica quando uscì era penalizzato dall'essere solo nel È proprio la stessa cosa un tempio. Eros, anche un Eros quando uscì erano in due in quel Anche tempio. un Eros Sì. È un disastro per lei e io vi dico probabilmente è avrà un gli stessi disastro, problemi. però potrebbe essere che se nel corso dei mesi, nei prossimi mesi, escono tanti personaggi di quel tempio, lei rapidamente diventi poi forte. Qual è però il Cioè. problema di questa teoria? Ha, come hai detto tu, la lungimiranza nel gioco, per non dire proprio il fatto che il gioco possa non essere proprio più aperto direttamente. Ma no, beh, in realtà no, perché l'hanno rinnovato, poi ne parleremo in un altro video. Qual è però il discorso che a me preoccupa è in un tempio che è il paradiso perduto qui, Lost Paradise, che è il contrario di quello di Ade, chi cazzo ci vai a mettere? È lo Scamman, sai, per chi se lo chiede, partita è lo Scamman. Il problema è che qui i personaggi, allora, Yato, e si sa, Yuzuriya non è qui, Tenma non è qui. Un nuovo tema? Sì, può essere che finisca qui. Ma Sì, a quel punto sì. potrebbero ficcare qua dentro Kagao, potrebbero ficcare qua dentro altri Sì, cavalieri. Kagao, Sisyphos, molto probabile finisca qui. E Tanto i cavalieri d'oro non ci stanno tutti Sid? nell'altro. No, no, infatti, la maggior parte dei cavalieri d'oro di Lo Skarmr, Deagle, potrebbero finire tutti qui. Avrebbe senso perché fanno parte di quella parte di storia, soprattutto Sisyphos e Deagle. E Kagao. Pure, ma in un altro senso, probabilmente non ci potrebbe finire Aldebaran, però insomma, qualche personaggio qui c'è. Quello che mi preoccupa è che, come vedete, comunque ci sono ancora tempio di Next Dimension che è fermo, il tempio loro che è fermo al momento, cioè lo Scamans non ha avuto molto amore da parte degli sviluppatori a livello di personaggi all'interno di un tempio. No, è che ne hanno fatti troppi templi. Quello sì, però appunto vedete Radamante ha anche questo problema per cui non è troppo giocato, cioè comunque hanno sempre molte meno stazze di questi che sono qui dentro o di quelli che Più che sono altro qui. non ho capito perché non l'abbiano ficcato, perché comunque conta Spectre, mettila dentro il tempo con gli Spectre. Infatti io mi aspettavo che l'avrebbero messa qui, invece no, è un tempio nuovo. Io davo per scontato che era qui. Però essendo che lei ha anche la versione buona, qui ancora. Non si capisce quale delle due è stata messa in conto. A me sembra quella Spectre, sinceramente, però vedremo. È un po' azzurra per essere una Eh sì, blu. per quello potrebbe essere la versione normale, però come al solito non si capisce.
Io vi ringrazio per aver visto questo video. Purtroppo le notizie da un lato sono brutte, basta. In realtà stavo cercando un lato positivo, ma non lo vedo granché. E noi ci vediamo con un video venerdì per le sue skill. Curiosità, ma la skill là è di Yuzuriya, quindi è di questa dello Scanvas? Eh sì, è di questa qui. Almeno credo sia di questa qui. Perché l'altra ha cambiato nome. Eccola qua. Eh sì. Bellissima l'animazione. Vabbè. Non commento su altri sfondi perché vedo che c'è censura ovunque, quindi sto zitto, però insomma. No, l'altra Yuzuriya si chiama sempre Yuzuriya, credo. Ah no, Kaede l'hanno chiamata. Sì, sì, ci ho pensato dopo che non era più... Vabbè, banalmente era la Yuzuriya di Santia, ma vabbè, niente. Ha fatto pure il banner di Santia, effettivamente. Eh sì, l'hanno rinominata perché avranno perso i diritti di Santia. È la cosa più probabile. Niente ragazzi, per oggi è tutto, noi ci vediamo in un altro video, fatemi sapere voi cosa ne pensate sia di questa meravigliosa gestione, soprattutto lato post di Senseiya, sia per quanto riguarda partita, visto che a questo punto ce l'avete sotto mano. A venerdì, ciao. Di questa skin. Vabbè, la skin è meravigliosa. Attenti perché la censura in Italia è tremenda in questo periodo. Bye bye. Ciao.